Buongiorno, e oggi il vlog lo inizio così, così non mi vedete in faccia, perché se vedete i miei occhi, capite tutto. Buongiorno. Allora, a parte questa intro inquietante, non so neanche perché sto vloggando. Parto con questo presupposto perché mi sono sentita male più o meno mezz'ora, 40 minuti fa. Però sono angosciatissima perché sono a casa da sola e ho la fobia del vomito, insomma, una serie di cose. E quindi, in attesa che torni Ricky, ho detto vabbè, magari se faccio un vlog reagisco, perché è assurdo fare vlog, tiene tanta compagnia a voi, ma secondo me ne tiene tanta anche a chi li gira, soprattutto in certe circostanze. Allora, ieri sera, poi vi spiego, poi volo a farmi una doccia perché non so neanche se Riccardo riesce a prendere fede visto che non sono in forma. Ovviamente succede tutto oggi, che dovevamo assolutamente andare a fare la spesa e spero vivamente di riprendermi perché è necessaria la spesa oggi. Comunque, è partito un po' tutto da ieri sera, che sono andata appunto a letto insieme a Ricky e non riuscivo a prendere sonno. Mi alzavo di continuo a far pipì, mi scappava di continuo, probabilmente avevo qualche peso sulla vescica. Avevo Alessandra che si coricava sulla vescica. E niente, quindi ho dormito pochissimo male, avrò dormito 4-5 ore se va bene. Stamattina mi sveglio come sempre, Ricky era al lavoro, porto Fede a scuola, torno, mi prendo quei 10 minuti, di, passatemi il termine, cazzeggio, sdraiata a letto tranquilla e poi solitamente dopo 10 minuti, un quarto d'ora mi attivo e inizio a raffica con le pulizie, con le cose da fare o se devo fare commissioni, eccetera. Stamattina quei 10 minuti di relax, guardavo un video su YouTube, mi sono addormentata, probabilmente anche perché ho dormito pochissimo stanotte. Mi sono svegliata alla bellezza delle ore 11:30, erano le 9. Vabbè, pazienza, mi girano un po' le scatole perché ho perso tra virgolette il controllo, no? Perché sono un po' maniaca del controllo, quindi ho le mie cosine da fare, so che le devo fare, quindi invece mi sono addormentata e vabbè. Mi sveglio, ovviamente ho saltato la colazione perché solitamente io la faccio con calma quando torno dal prendere Fede a scuola, quindi decido di preparare direttamente pranzo, era mezzogiorno ormai, tra una cosa e l'altra. E decido di fare le ruote, la pasta, quella forma di ruote che adoro, quelle della De Cecco, mi pare, perché mi ricordano tanto quando ero piccola, quando andavo da mia nonna, eccetera. Ovviamente le ho comprate per Fede, ma ce n'erano giusto pochine. Ho detto, visto che io, sapete, come vi dico sempre, non riesco più ad abbuffarmi, ho detto va benissimo, finisco il pacchetto e via. E le ho fatte con la ricotta e mi andava anche. Le ho mangiate. Ho finito di mangiare, ho aspettato un pochino, ho bevuto un bicchiere d'acqua fresca. Stavo guardando un video di uno youtuber, tra l'altro, che seguo sempre con piacere. Mi prende una roba che dico, oddio, sto per vomitare. Io, tra l'altro, ho la fobia del vomito. E tra l'altro, erano mesi che non vomitavo più ormai. Praticamente da inizio barra metà quarto mese. Ora sono al sesto, quasi settimo. Quindi ci sono rimasta veramente male perché mi è preso così all'improvviso, tipo raptus proprio. Non è che dici un po' di nausea, faccio attenzione, no, zero. Ho bevuto questo bicchierino d'acqua, ma piccolo perché comunque dopo la pasta non mi piace bere troppa acqua. Ho fatto, vi giuro ragazzi, ho fatto tempo ad arrivare al bagno. Mi sono sentita così male che ho scritto a Ricky, chiamami, ho bisogno di sentirti. Anche lui, poverino, ci è rimasto male. Fa Madonna, sempre quando sei da sola, se cose, eccetera, eccetera. E oggi esce anche più tardi, quindi
Solite fortune. E vabbè, quindi adesso mi sono ripresa, mi sono lavata la faccia, i denti, ho fatto gli sciacqui, tutte le solite cose che si fanno in questi casi. E niente, ovviamente avevo fame perché non ho fatto né colazione né pranzo praticamente. E mi sono sgranocchiata quei cereali extra alla frutta, quelli che appunto hanno anche l'acido folico dentro, insomma, avevo voglia di qualcosa di, da sgranocchiare, ma devo far spesa, quindi niente cracker, niente pane o più niente. E quindi ho sgranocchiato qualche cereale e per ora è tutto tranquillo. Ho bevuto di nuovo un pochino d'acqua, piano piano, per ora regge, quindi incrociate le dita, speriamo perché sono stata veramente male. Ma veramente, veramente male. Cioè, mi sono messa persino a piangere per farvi capire. Poi, se sei sola in casa, ti prende quel. Già io ho la fobia del vomito, quindi sarà anche questo che incide. Però, quando sei poi sola in casa, ti senti così, non hai nessuno che ti può dare una mano. Mi prende male, mi ha preso proprio male. Vabbè, niente di grave comunque, assolutamente. Anzi, però, quando uno ha la fobia di qualcosa, diventa tutto più tragico. Detto ciò, io avevo già fatto i letti tutto quanto, devo solo passare l'aspirapolvere, appunto, se riuscirò ad andare a fare la spesa oggi vi porterò con me. Ora mi vado a fare una doccia, a sistemarmi, a riprendermi un pochino, mi voglio truccare un po', voglio reagire, ragazze. Io sono una che non le piace star lì, Ricky mi ha detto mettiti sul divano, guardati un film su Netflix, rilassati, ma io non ce la faccio, io devo fare qualcosa, devo distrarmi, è più forte di me, sono fatta così, sono fatta male, ma sono fatta così. E quindi vedete, ho aperto la videocamera, ho detto faccio un vlog, devo reagire, mi faccio tenere compagnia dalle tesorine, anche se in realtà voi non sapete nulla in questo momento, però l'idea che io. So che voi sentirete queste mie parole, mi confortano, lo so, mi fa star bene. Detto ciò, basta parlare di cose angosciose e si reagisce. Mi date il pugnetto? Mi sto immaginando voi che fate, dai Roby, tink! Vado a farmi una doccia e mi do una sistemata. Dai, mi lavo i capelli che non sono sporchi, ma questo tempo umido maledetto, oggi non piove, però è grigio. E si sembra che domani forse dovrebbe migliorare, forse, forse, forse. Io non credo più a nulla finché non lo vedo. Vado anche a truccarmi un pochino così copriamo queste occhiaie disperate. Ieri sera ho fatto le sopracciglia, si vede finalmente, le ho sistemate un po', sono un po' incapace in questo periodo. Però vabbè, dopo le sistemo anche con la matita. Vado a fare la doccia. Salto temporale come al solito. Io sto cercando una candelina che mi aiuti a star meglio, ma tanto poi quella che mi piace sempre poi di più è questa qua, la Clean Cotton. Quindi me la accendo un attimo. Eccomi ragazze, allora probabilmente mi vedrete sul giallino, ma la luce che ho qui è calda e quindi è così. Avrete intuito che non sono poi andata a fare la spesa perché diciamo che la doccia mi ha rigenerata per un certo punto di vista, ma comunque non ero in forma. Cioè, sapete quando vi prende proprio l'ansia, la paura che essendo una giornata così. Ti trovi per supermercato come l'altra volta, magari poi mi sento male e quindi ho detto no, vabbè, evitiamo. Riccardo è stato il primo che quando mi ha visto in faccia, mi è uscita dalla doccia, quando sono uscita appunto mi ha vista e mi ha detto no, guarda, vado io, sono più tranquilla ad andare io e Fedino ha voluto andare con lui e così niente, adesso sono sola, sono in fase coccola. Ho voglia di profumi, ho voglia di lucine, ho voglia di coccola qui, no? Non so se vi è mai successo quella coccola che vi aiuta a stare un po' meglio. Spero stasera adesso mangerò qualcosa di secco, qualcosa di leggero, perché comunque mi sento lo stomaco strano sotto sopra e niente. Tra l'altro ho acceso anche il similcamino, io lo chiamo il caminetto. Che sarebbe la. In tantissime mi avete chiesto dove l'ho preso. In realtà è un regalo, me l'ha regalato i miei, se non erro, 2 anni fa.
E se non erro, per l'appunto dovrebbe essere di Casanova. Quindi provate a vedere se anche quest'anno lo ripropongono. Magari hanno qualcosa non di uguale, ma di simile. Non so dirvi il prezzo perché è un regalo, però insomma, credo lo possiate trovare ancora lì. È una cosa che comunque ha avuto successo, quindi magari l'hanno riproposta. E niente, quindi ci tenevo a dirvi questo perché me l'avete chiesto in tante. E niente, e sto continuando a dire e niente, ma oggi sono stordita, sono, boh, non lo so, questo sonno, non capisco davvero oggi cosa ci sia. Ovviamente se domani sto ancora così, lo dirò alla ginecologa e vediamo un attimo se magari è un discorso di pressione o semplicemente sono un po' così perché appunto ho avuto questo brutto episodio stamattina. Dopo pranzo, non lo so. Detto ciò, ora vedrò se farvi vedere la spesa in questo noiosissimo video, ma direi che è meglio di sì, che così vi rialzo il tono di questo video perché veramente, però ragazze, io credo che i miei vlog sono quasi sempre di vita, insomma, cerco sempre di filmarvi qualcosa di bello. Però i vlog sono vita vera per quanto mi riguarda, quindi può succedere che ci sia anche il negativo, insomma, ci sia anche ogni tanto qualcosa di. Più che altro non avrei neanche vloggato oggi, ma avevo veramente bisogno di tenermi occupata, perché poi sto lì, rimugino, penso, è meglio di no, quindi meglio fare un vlog. Va bene, detto ciò sto attenta al telefono perché quando Ricky fa la spesa da solo mi consulta e quindi devo stare attenta a rispondere. Quindi ci vediamo dopo. Eccoci ragazzi, allora sono tornati e vi mostro velocemente la spesa di Eurospin. Sono riscesa a portare fuori in ala e a prendere un premio a Fede perché è stato veramente un ottimo aiutante, quindi se lo merita. Allora, aspettate che sistemo perché ci sono delle buste che sono avanzate. Allora, ha preso 2 litri di latte, quello che vi dicevo che abbiamo proprio finito. 2 litri di latte. Due confezioni di succhi di frutta, mele e banana, se li ha scelti Federico, mi ha detto, quindi mi piacciono molto questi qua, mele e banana, sono molto buoni, buonissimo gusto, non pensavo, pensavo fosse nauseante, invece mi sono piaciuti molto, quindi se amate questi due frutti insieme, provateli. Poi qua questa busta è andata. Vediamo questo. Allora, qua ci sono fette biscottate classiche, sì, classiche, fette biscottate, poi pane fresco. Aspettate che accendo anche l'altra luce. Ok, così decisamente meglio. Poi banane, poi pomodorini. Poi mele, carotine, queste qua mi salvano davvero la cena perché ultimamente le amo fatte alla julienne ad insalata praticamente con il mais oppure con il tonno, insomma sono buone anche cotte, ma io le preferisco crude tagliate a striscioline. E poi un pacchettino di tritata. Io in realtà ne volevo molta meno, però c'era l'offerta, quindi ha preso mezzo chilo di tritata, lo userò per fare le polpette. E anche questo sacchetto è andato. Adesso dopo me lo sistemo. Che c'è ancora? Ce n'è ancora uno con dell'altro pane fresco. Poi c'è yogurt magro bianco, ho voglia di quello bianco, al massimo se non mi va tanto perché è un po' acido, bianco bianco adesso così, non, visto il mio stomaco un po' capriccioso, magari gli metto un pochino di zucchero. Poi ricotta classica, questa non l'avevo mai presa, fava
Fatta così in versione, sembra come quella fresca. Non l'avevo vista l'altra volta, avevo visto la classica ricotta chiusa, no? Col coperchio. Boh. Proveremo. Poi due buste di parmigiano reggiano DOP. Poi briochine per colazione, a scuola, eccetera. Prosciutto cotto, credo. Prosciutto cotto, sì, 4,18 euro e ce n'è più di 3 sti. Poi Philadelphia, simile Philadelphia, insomma, ma è identico. Burro perché era terminato. Poi ho voluto provare, visto che tante di voi mi hanno parlato bene anche dei saponi intimi o queste cose qua dell'Eurospin. Ho voluto provarne uno, Ricky voleva prenderne più di uno perché veramente costava poco, tipo 1 euro e qualcosa, 1,60 euro. Però gli ho detto di prenderne uno perché voglio prima vedere come mi trovo. Questo qua è igiene intima, protezione lenitiva, alla calendula e timo con antibatterico naturale. Quindi proverò e vi farò sapere. Poi c'è due confezioni, allora ho preso spinaci a fogliolina che non amo particolarmente e spinaci porzionati che sono quelli che prendo di solito, quindi li ho presi tutti e due e poi i frullini alla panna. E poi cosa ho dimenticato? Ah, vabbè, sì, la carta igienica che vabbè, magari non vi interessa comunque questa qui che abbiamo già preso altre volte, sono se non erro 12 rotoli, sì, ed è molto morbida, ha tre veli e costa abbastanza poco. Adesso se trovo lo scontrino vi faccio vedere anche qualche prezzo e quanto abbiamo speso per questa spesina. Ho speso un totale di 36,60 euro. Vi faccio dare un'occhiata a voi velocemente, così fate il fermo immagine in caso vi interessi qualcosa. Voilà. Comunque, guarda i colori. Ah, l'avviso! Ah, grazie. Ma lo leggi ad alta voce? La scuola in collaborazione con bandi per bambini invita alla mostra del libro. Ah, andiamo a vederla, eh? Così vediamo se c'è Qual è un la bel libro gita? nuovo. Che dici? Un bel? Libro nuovo. Alla mostra. Sì, puoi anche comprare i libri. Certo. Allora, Una vediamo. mia amica addirittura mi ha detto che ci sono i serpenti. Come serpenti la mostra Pensa che ci sono quella mostra dove si vedono tutti gli animali. Forse si è confusa con qualcos'altro. Sì. Allora, scopriamo i colori con le vocali. Quindi tu Allora, devi colorare tipo con la. questo qua, tipo, Quello è azzurro però. è la O. La O è azzurra. Giusto. Allora, inizia a farti una lettera alla volta. Se vuoi iniziare O. dalla O, ti fai tutte le O azzurre. Faccio l'incontrario. O, Non uscire U, dai bordi, I, amore. E, Capito? sì, E, I, Ma devi dirlo in ordine, sennò fai in O. confusione. A, E, I, O, No, io l'ho detto U. all'incontrario. Lo so. Dai, colora A, tu E, tutte I, O, U. le Da qua c'è lo strappetto. Voi non guardate, guardo prima O. Ma io. come non guardate? Ma. La trappola! Mi lega il cuoco, sta per le giorni di perché io.